Teledurruti, quod libet. Se non ci sarebbe questa casa editrice, andrebbe inventata, perché è una casa editrice che fa cose di molta cultura. Gilles Clément, Vite Partigiane, Giorgio Acampen, Matteo Rizzo, Blaise Pascal, Renato Sormi e poi Adorno, l'inventore del seno nudo. E qui invece è narrativa, la collana che si chiama, come si chiama questa collana? Compagnia Extra. Compagnia Extra, non sia, non essere timida. Anche c'è. Vediamo. Qui c'è lo scrittore che ha inventato le emorroidi del Novecento, Lifeadina Céline. Queste lettere che seguono le lettere alle donne, dove Céline spiegava come le donne devono farsi inculare. Qui invece scrive agli editori e gli dice: datemi soldi altrimenti vengo con un trattore. Gianni Celati, grande scrittoio. Gianni Celati, questo Gian Tallone, questo è un, credo sia un calzature, questo tipo scarpe. Delio Tessa, Milano. Maurizio Salabella era un mio amico, c'ho una corrispondenza con lui, che odiavamo insieme una critica letteraria che, si chiama, che è morta nel frattempo. Federico Fellini, Luigi Ghirri, fotografo. Oppure me ne prendo un altro, che non c'hai. Cavazzoni, che non hai letto. Klebnikov, poeta menscevico. E qui c'è la filosofia, che già si vede che i colori sono la più filosofia dell'occhio. Berardinelli, mio vicino di casa. Spinoza era, non credeva in Dio. Lo sapete che non credeva in Dio Spinoza? Davvero? Non credeva in Dio. Dice, ma Dio come lo spieghiamo? Lo spieghiamo con la... con che cosa? Con la carta igienica. No, con la geometria. E allora lì si capisce che non credeva in Dio. Patrizia Cavalli, la conosco, poetessa, giocatrice di carte. E questo è il simbolo di Obladi Oblada, anzi quod libet. Bene, bene, salutate. Salutate, salutate, salutate. Salutiamo il marchese. Se non ci sarebbe questa casa editrice, andrebbe inventata. Sorridi pure tu. Aspettando Sasso. Non siate timidi. Salutiamo il marchese. Teledurruti.